In viaggio con Kapuscinski, dialogo sull'arte di partire, è un breve saggio, ormai introvabile, di Andrea Semplici, edito per Terre di Mezzo nel 2011, che mi sovviene nel corso di questa vacanza in Friuli. Perché da voce ha una sensazione che anche chi ama viaggiare prova sempre. Tu progetti il tuo viaggio, lo sogni, lo prepari, al momento di partire hai quasi paura, non hai voglia tanti di raffreddare, perché sai che il viaggio è fastidio, il viaggio è dolore e sofferenza, perché tu andrai a cambiare, esci dalla zona di comfort e cambierai tutti. Per questo dar voce a Kapuscinski, che Semplici conobbe bene, è importante, perché lui è stato più che un reporter, più che un giornalista, più che uno scrittore di viaggi, un traduttore di modi di vita diversi. Sentiva di doverlo alla gente. Ecco, Kapuscinski aveva una grande umiltà e quindi era un grandissimo ascoltatore. I grandi personaggi, gli egotronfi, non saranno mai dei buoni narratori, perché la loro personalità incombente schiaccia tutto il resto. Invece Kapuscinski sapeva farsi trasparente, racconta Semplici che vanno al mercato insieme e lui proprio si mimetizza tra la gente, lui polacco, sembra un italiano, parla con tutti. Questa è proprio la sua dote, questo è il suo merito. E Kapuscinski è cominciato a essere noto al pubblico da dopo i 50 anni, eppure viene percepito sempre come giovane, anche se appunto era più che anziano quando scriveva. E il suo proliferare dei libri, che poi c'è stato dopo la sua morte nel 2009, è stato dato dal fatto che gli editori sono andati a saccheggiare la sua soffitta rifugio a Varsavia per prendere tutto ciò che poteva essere pubblicato. Kapuscinski non ha mai avuto un computer e ha scritto sempre a mano. E io ho letto molto di lui perché lo amo tanto, e in particolare leggo e consiglio, e vedrò di parlarne anche qui, In viaggio con Erodoto, da cui questo libro mutua il titolo, perché è veramente un viaggio tra presente, passato e, perché no, futuro. È tenuto bellissimo.